Che cosa vuol dire far parte della generazione liquida? Vuol dire essere nati a partire dagli anni Ottanta. Io vi faccio vedere il nuovo libro che è in uscita in questi giorni in Messico, Generazione Liquida, che ho scritto insieme a Zygmunt Bauman, e parliamo proprio di questo, parliamo veramente di tutti quei cambiamenti, quelle trasformazioni che contraddistinguono le nuove generazioni. Ma ovviamente, di cosa si parla quando si parla degli anni Ottanta, dei nativi di questi anni? Del grande disagio, della grande fragilità che portano dietro queste generazioni, perché sono generazioni che hanno perso, io compreso, la possibilità di decidere per le proprie sorti. Hanno perso la possibilità di vivere in un mondo dove la logica la faceva da padrone. Basti pensare a pochi decenni fa. E non parlo solo di un determinato stato, ma di come attraverso un percorso anche di istruzione, un percorso specifico, i giovani potessero trovare una collocazione precisa. Qua invece siamo in totale cambiamento, siamo tutto in totale rivoluzione. In questo libro Zygmunt Bauman, libro per cui ha lavorato Zygmunt Bauman negli ultimi giorni della sua vita, e lo dico con grande emozione perché ha dedicato veramente a questo progetto l'ultima parte della sua vita, il che significa quanto ci tenesse ai giovani e quanto ci tenesse veramente a dare un messaggio, un metodo ai giovani, cosa che purtroppo non c'è, che purtroppo non difficilmente si trovano persone come Bauman in grado di definire un metodo che possa garantire una nuova prospettiva e un'evoluzione anche psicologica e sociale di queste generazioni e di altre. E quindi io vi faccio un grandissimo saluto, saluto tutti gli amici lettori messicani e a presto, grazie.